sa. Io non voglio rischio, non voglio assaltarla. Diciamo che è un piacere, non parli di niente. Sono italiano da solo.
please. The mayor and the deputy mayor, can you come around, please? Find your lower seat, please. Come on. Get up. Di posto, per piacere. No, no. Facciamo fare un onore vicino al mio paesano oggi. Lo so che siamo come cari e gatti, però oggi siamo amici. Ivana, vedi che ci sono il posto loro dentro. Chi non è nel comitato, per piacere si siederebbe. Io nel comitato sei. Tu sei il comitato? Per festeggiare il nostro 30 anni di anniversario della fondazione del Circolo Italiano qui a Slao. Vorrei salutare e dare un grande benvenuto a tutti i nostri ospiti qui presenti, specialmente quelli arrivati d'Italia. Al fianco al nostro presidente Michele Duva abbiamo il senatore Antonio Di Pietro. Il signor l'applauso lo facciamo tutti insieme alla fine.
Abbiamo anche il signor Luigi Sparvieri, il console generale dottor Savoia, il presidente delle scuole italiane in Inghilterra, signor Giacconi, il presidente dei consiglieri di Pescara, Giovanni D'Andrea, il cavaliere Carlo Ciaralli, direttore della Provvidenza Sociale, Luciano Rapa, il presidente della Comites, cavaliere Di Nardo, il presidente dei movimenti dei pensionati, l'avvocato San Marco, il nostro sindaco di Slough, il vice sindaco, la nostra MP di Slough, il presidente del Von Braun Festival, John Manfred, e il detective inspector Steve Neal. Applauso. Questa festa abbiamo avuto un po' d'aiuto per quanto riguarda i regali per la nostra lotteria, la nostra famosa lotteria. Allora vorrei ringraziare a queste persone ed associazioni per il loro dono e la loro generosità. L'associazione Abruzzo e Molise per la televisione, la ditta Carnevale per la cassa di vino e 10 colombe, il signor Luigi Sparvieri per tutto il vino, la FAI per la cassa di vino, Fruits and Flowers per la cesta di frutta, Don Peppino per la cena al suo ristorante, il signor Antonio Di Benedetto per il champagne ed il panettone, il signor Giuseppe Savino per 4 casse di vino e l'asciugacapelli da Vittorio Zappone. Se abbiamo mancato qualcuno, lo ringraziamo lo stesso. Grazie a tutti. I'd like to welcome everybody to our 30th anniversary of the Italian Circle in Slough. We have a lot of guests from Italy today, important people from Italy and who make it possible for us to run this club here in Slough. I'd like to thank them all, and we'd also like to thank those who sponsored us and who've given us donations for our raffle. We have a television, lots of wine, panettone, flowers and fruits, all thanks to these people who have taken part tonight. Thank you very much and enjoy the evening. Senator, Ms. McTaggart, Mayor, Deputy Mayor, Consul General, honoured guests, ladies and gentlemen, may I welcome you today to the celebrations for 30 years service of the Italian Society in the community of Slough. During this time, we have formed the Italian Society, a senior football team called Libertas, who are proud to say have 3 times won the cup and twice won the trophy. Once we took the team to Italy in December 1900, where we played Catania of Sicily. Other teams in the same league were Belgium, Switzerland and Italy. We were proud of them coming second overall. The Italian Society also runs the Italian School at St. Joseph's. Pupils range from 5 to 15 years of age. During this period, 36 scholars have achieved university status, and many more have become members of other professional business people. Many other pupils have achieved college standards, and the school has had an education inspection, and we are delighted to say the reports from the inspector were that of excellence. The society also looks after the pensioners and their problems in Slough, and is held in high esteem with not only the Italian Society,
but also the general public and community of Slough. For 7 years, the Italian Society has supported and participated in the Slough One World Festival. And they have had, last year, an Italian festival of 3 days' duration, which was, believe me, an excellent achievement. Not only have they worked hard, but the community of Slough, Senator, may I ask you, when you return to Italy, would you please have words with your government to find a suitable, honourable award for the president of Slough Italian Society? For 30 years, he has worked hard, he has been meticulous, he has been a credit to Italy. And I speak not just for myself, but for the community of Slough and district. Please, do what you can. When you return to your office tomorrow, please chase your senator with as many letters as possible to see that this comes to an honourable solution. And I shall be waiting eagerly for reports of the outset and outcome of this request. Ladies and gentlemen, I am proud to be an honorary member of the Society. I am even more proud to be asked tonight to speak to you all. But I'm even far more proud to have, as a friend and a workmate, your president, Michel Duva. Ladies and gentlemen, thank you. The mayor would like to say a few words. I won't make a long speech because, like you,
I'm looking forward to our supper. But I just wanted to say that I've always enjoyed these events. This is a very special one. It's the 30th anniversary, but it's not the first I've attended. And this is a lucky event for me, Mimico. As you recall, the first time I came, I won first prize in the raffle. So I won the television one. So I didn't keep it. I gave it back to be re-raffled for the school because I know what brilliant work the school does with the young Italian children in Slough and the success which it's had, which John spoke about. So I'm an admirer of the work of the Italian Circle. And I stand up for the Italians in Slough like every community I stand up for. And I'm really glad to have a friendly relationship with this community so that I can do my job properly for you. And I'm pleased to be here and I'm looking forward to summer. Like the other speakers, Mr. President, distinguished guests, I won't keep you long because I'm looking forward to a good time tonight as well. I'd just like to say I'm extremely honoured by being invited here tonight and I'm proud to represent Thames Valley Police. The Italian community in Slough, I'm told, number over 2,000, which is a significant amount, and I'm sure they contribute to the well-being and economy of Slough, and long may that continue. It's important to recognise the cultural diversity of Slough, and the fact that, you know, we've got an Italian evening tonight in a Polish club really does say something about Slough, and the cultural diversity couldn't be better. I'd just like to finish by saying, like previous speaker, recognition of Mr. Duver, the president of your organisation, the part he plays in representing you in Slough is very important, and congratulations should go to him. So best wishes to this anniversary, and I hope you have a very enjoyable evening tonight. Thank you.
Eddie, allora, siccome rispettiamo tutte le fedi che sono qui presenti, per fare la benedizione volevo che ciascuno di noi, un momento di silenzio, preghi il suo Dio e poi possiamo cominciare la festa insieme. Chiedo un minuto di silenzio, ciascuno di noi preghi il suo Dio. Buon appetito e buona festa.
Carol, 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 all right? La verità è che belle cose del mondo che esiste, è molto tempo da qui, per me però fumo troppo la mia. Io non fumo, no. Bella, no, io spegno, vado a spegno. No, spegno. Dai, dai. La bella macchina è la signorina, è la più bella, no? Sì, sì, la più bella. Vado avvicinati a tutti, vai avvicinati. Un attimo solo. Ambosha! Senti, scusa che ti parlo così. Ambosha, le muoie di lui. Non vengono fatte bella con Ambosha. Dai, lancia, dai, lancia. Pensate che noi prenderemo i soldi e li metteremo in tasca. Io vi volevo fare una sorpresa a tutte quante oggi. Avevo pensato da molto tempo, perché dicevo che dobbiamo fare la festa di 30 anni. Io volevo dare le dimissioni oggi. Lo dico con tutto il cuore, perché il comitato già lo sapono. Che io non c'ho molto piacere di fare delle storie, ma siccome in questo momento anche il governo inglese ha chiesto d'aiuto da me e devo lavorare, per che motivo che loro ci hanno aiutato alla comunità italiana? E l'avete sentito bene di parlare. E voglio ringraziare anche il nostro console generale, ma non perché le persone dicono non si può rinnovare il passaporto. Però voglio dire, il console generale farà un grande lavoro per la comunità di Israele, sia lui adesso e sia di quelli di prima che hanno stato. Non pensate, però noi, anche questa settimana, lui ci ha mandato una lettera che è stata complicata alcune cose del governo inglese. Grazie signor console, l'avevo dimenticato, però adesso mi ha ricordato.
oggi qui siamo tre di una regione, il presidente, il console e il senatore. Ecco perché c'è l'asinella angoccia. Comunque, signor console, da tutta la commissione, dalla comunità di Slavo, lo vogliamo ringraziare effettivamente del lavoro che stai svolgendo per noi di Slavo. Lo vogliamo dare un piccolo ricordo che sarà presente il nostro senatore. No, non l'ho potuto trovare, se non te la preparavo, onesto. Qui ci sta la comunità di Slavo, italiana di Slavo, che farà 30 anni dall'università al console generale Luigi Alberto Sol. Grazie. Facciamo molti lavori, non paghiamo delle tasse, essendo del lavoro. Abbiamo avuto il ragioniere Giuseppe Pascucci che ha fatto un grande lavoro per 15 anni. Facciamoci una bella applauso. Secondo volevo dire, signor senatore, io ti ringrazio che sei venuto. Però volevo tre cose nella mia vita, però non si potevano avere. Una, di avere 10 anni in meno, e non si può. Seconda, voleva avere mio padre vivo di far vedere uno dei suoi figli che cosa ha fatto all'estero, e non lo posso avere. Ma il terzo voleva che perlomeno qualche volta avrei avuto il piacere di incontrarti di qualche sala, però mai avere il piacere di mandare una lettera e lei ha risposto che mi veniva a trovare. Io lo ringrazio, effettivamente sono qui. E adesso ti voglio far portare un ricordo alla tua casa. Però non ti ricordare il pranzo, ma ti ricordi di noi. E te lo voglio presentare io con le mie mani. Grazie. E qua ci sta scritto, la comunità italiana di Slavo nel 30 anniversario della sua fondazione, al senatore Antonio Di Pietro. Grazie. All in Italian community, they give it a nice trophy for remember us in Islam. Right? Thank you very much, and thank you, Minister, you come and see us. Io chiedo scuse di nuovo a tutte le persone che voi avete stato qui questa sera, se qualcuno ha stato un po' stretto, qualcuno non mi ha avvisato in tempo, ma mi dovete scusare, non si può fare l'ultimo momento. Io vi voglio ringraziare e qua stasera abbiamo tutti i presidenti, il commentatore Giacconte, il presidente del comitato, Donald Dinard,
abbiamo l'avvocato Salamanca e abbiamo dottoressa. Grazie. E vogliamo dire una cosa, che siamo sempre amici, che siamo stati sempre insieme, però non potevo mai dimenticare del padre Gian Domenico che ci ha dato la benedizione. E grazie anche alla radio di Londra, la televisione e tutti quelli che stanno a fare i film. E voglio dire thank you very much, the special of the police. E danno un nice good job. Thank you very much. When you want to come in with a cup of coffee, you know where I am. Adesso dicerà due parole il rappresentante d'Antonio Di Pietro, il signor Luigi Sparrini. Io voglio dire una cosa, non possiamo mai dimenticare del suo rappresentante. E tramite noi è stato Clemente Carri che ci ha fatto conoscere, gli diamo un augurio anche a lui. E più Carlo Ciarani, tramite noi tre abbiamo fatto venire il nostro senatore. Grazie e buona felicità a tutti. Grazie, buonasera a tutti, sono Luigi Sparvieri, come mi hanno appena presentato. Io ho poco da dire perché chi mi ha preceduto ha già detto tanto, belle parole, anche se parlate l'inglese io ho capito poco, ma le espressioni fanno capire tanto. Voi avete delle espressioni genuine e molto positive. Ecco, io vi voglio ringraziare a tutti e vi annuncio che il senatore Di Pietro momentaneamente ha nominato a me Sparvieri Luigi ed Andrea Giovanni nel Dipartimento Italiano nel Mondo. E stiamo lavorando questa settimana, abbiamo lavorato questo fine settimana in Inghilterra, dove abbiamo raccolto molti consensi, anzi moltissimi, ma non poteva mancare questa bella chiusura, questo bel regalo che la comunità di Slough ci ha riservato. Grazie. È meglio che io parlo dopo che mangiamo, dai. Sì. È pronto la... Va bene. Per favore, due secondi per piacere. Un pezzo, però non l'ho lanciato tu. Comenzi. Sì, comenzi, comenzi. Però la, chi sa per sapere spartire la meglio parte si va rimanere. Prego.
fate passare, scusa. Fate passare. No, moglie, facciamo noi. Ah, questa qua, questo gruppetto qua, ok. L'MP manca, sabato, manca del Parlamento. E non c'è. Grazie, una ancora. Ah, ecco. Ripeto. Lascialo stare. No, ci manca sempre. Allora, sentite, un po' di silenzio per piacere. Un po' di silenzio. 20 anni fa ho detto, col vostro aiuto e il nostro lavoro si può fare sempre qualche cosa. Ecco perché siamo qui oggi. Grazie. Vabbè, ecco qua, grazie. Ora che se ci vuole mettere? A disposizione. E con gli asinelli non ci sono. A farlo mi dispiace, ma è semplicemente perché siamo veramente tanti, a volte uno vorrebbe essere dappertutto ma non riesce. La verità è molto più semplice, mi hanno detto intrattieni un po' la sala perché la torta non è troppo. Naturalmente per non annoiarvi cercherò di parlarvi poco di politica. Cercherò di, vi dirò qualche cosa semplicemente per conoscenze a titolo di cronaca. Invece vorrei impegnare questi pochi minuti che ho a disposizione per così ricordare insieme a voi la storia di questi ultimi 10 anni nel nostro paese. Perché, lo dico a voi, ma lo dico anche perché vorrei che anche gli italiani che stanno in Italia ricordassero. Come dice il mio amico e collega, ex collega Gerardo Colombo, in Italia c'è il vizio della memoria, il vizio di dimenticare, e questa è una gran brutta cosa. Di quella storia che si chiamava Mani Pulite è restato un ammasso di ricordi, di sensazioni confuse, di veleni, vendette, angustie, sofferenze. Di quella storia, la storia di Mani Pulite, di quella storia, amico mio, oggi in molti se ne stanno occupando per cercare di sporcarla. Ed allora io, quando ho il bisogno di uscire per ricordare, per trovare qualcuno disposto a ricordare, sto prendendo un'abitudine che è iniziata nel 92 insieme a Mani Pulite. Ogni volta che riuscivo ad avere 24 ore, 36 ore libere, andavo a parlare agli amici italiani, ma quelli che italiani veri sono rimasti, cioè andavo all'estero, nelle comunità e nelle collettività estere, per raccontare cosa stava succedendo nel nostro paese. Ho girato praticamente tutto il mondo e me ne scuso se solo ora, dopo 7 anni, se solo ora sono arrivato qui. Ho girato dall'Australia al Brasile, dal Canada, fino a tanti tanti altri paesi, sempre incontrando la collettività italiana, sempre perché ho cercato di fare in modo che gli italiani, anche quelli all'estero, vedessero effettivamente, sentissero effettivamente dalla viva voce da chi l'ha vissuto, alcune esperienze, alcune sensazioni di quella storia. Perché ripeto, nel nostro paese c'è il vizio della memoria, il vizio di dimenticare.
Una storia che è iniziata non perché qualcuno volesse fare un golpe. Una storia portata avanti semplicemente perché era il nostro dovere portarlo avanti. Chi vi parla ha avuto la fortuna, l'avventura e la possibilità di aver fatto prima l'emigrante e poi di essere riuscito a tornare al paese perché ha vinto qualche concorso. Quindi sa che cosa vuol dire stare dalla vostra parte e sa che cosa voleva dire soprattutto starci negli anni 60, perché lo dico con rispetto ai giovani, oggi con i vostri papà sono qui e mi hanno dato un futuro, è diverso dagli anni 60 dove si stavano nelle baracche, io non ero in Inghilterra né in Germania. Ecco, credo che tutti noi, a me è capitato di fare il muratore e ho cercato di fare il muro dritto. Quando mi è capitato di fare il magistrato ho cercato di far rispettare la legge, non l'avessi mai fatto, o meglio, sono felice di averlo fatto e non mi farei ancora. Voglio dire questo, amici miei, perché vi stanno raccontando che quella storia fu un golpe, no, fu soltanto l'esercizio doveroso di chi invece di fare il muratore non poteva fare il muro dritto, facendo il magistrato doveva far rispettare la legge. Quindi non c'era nessun desiderio di fare del male a nessuno, nessun desiderio di far soffrire nessuno, nessun desiderio di sostituirsi agli organi dello Stato. Si dice che noi volevamo sostituire la classe dirigente. Non c'è stata nessuna voglia di fare due pesi e due misure nelle indagini, anche questo mi hanno raccontato molto. Non è vero perché non sono stati fatti due pesi e due misure, non è vero perché abbiamo cercato di guardare dovunque potevamo guardare. Certo, non abbiamo fatto tutto, ma ricordatevi che l'attività giudiziaria è un'attività, è come un iceberg, si vede solo la punta che sta fuori dal ghiaccio, non si vede tutto ciò che c'è sotto, non si può risolvere solo attraverso l'azione giudiziaria quel sistema di malaffare che governava il nostro paese. Prima di parlare di questo però vorrei darvi atto di una cosa. Molto spesso nel nostro paese si è parlato di corruzione e molto spesso il nostro paese, anche all'estero, viene tacciato di un paese corrotto. Bene, qui bisogna spiegarsi un attimo, bisogna spiegarsi, perché non è vero che noi siamo un paese solo di mafia e spaghetti, non è vero. E voi ne siete la dimostrazione per ciò che avete saputo fare qui, e anche nel nostro paese ci sono tante brave persone, anche politiche. Di destra, di sinistra, guardate, quando vi parlano di politica, vi dicono il centro-destra è buono, il centro-sinistra è cattivo, o viceversa. Non è così, bisogna guardare le persone, perché ci sono buone e cattive da tutte le parti. Ebbene, nel nostro paese non è vero che c'è stato soltanto un fenomeno di corruzione. O meglio, c'è stato sicuramente, ma anche negli altri paesi cioè, è così. Noi abbiamo avuto uno scatto di nervi, abbiamo avuto uno scatto di orgoglio, abbiamo avuto uno scatto di resipiscenza operosa. Quando nel 92, allorché un gruppo di magistrati cominciò a smuovere la pentola per provare cosa c'era dentro, il verminaio che c'era dentro, la pubblica opinione, i cittadini, il popolo dei fax, ci sono stati vicini, ci hanno protetto, sì, ci hanno protetto. Allora la memoria era ancora fresca, ancora la speranza era ancora tanta. Ci hanno protetto e hanno permesso a noi di scoprire ciò che era nel nostro paese, ciò che è anche in altri paesi, ma ciò che in molti paesi non hanno scoperto e quindi dicono che sono più onesti di noi. No, semplicemente noi abbiamo avuto più coraggio di loro. E chi vi parla ha avuto modo di fare indagini a tutto campo. Io mi sono occupato di molte società multinazionali, di tutti i paesi, anche di questi. E vi assicuro che molte imprese di tutti i paesi, quando sono venuti in Italia, si sono comportate in modo più italiano degli italiani. Questo per dirvi che ogni mondo è paese, che nel 92 abbiamo avuto uno scatto di orgoglio e abbiamo cercato, facendo il nostro dovere, di riportare trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Ci siamo riusciti. Certamente il fenomeno è stato scoperto. La domanda è: ma siete arrivati fino in fondo?
No. Non siamo arrivati più in fondo per due ragioni fondamentali. Prima perché la metodologia, l'onestà, non è un qualcosa che si può ottenere nelle aule di giustizia. Il metodo con cui si deve amministrare la cosa pubblica, la professionalità, la moralità, è qualcosa che si costruisce in via preventiva, è qualcosa che si costruisce in via educativa, non con la minaccia delle manette. Possiamo scoprire qualcosa, abbiamo scoperto qualcosa. Ora però bisogna cambiare le regole del gioco e completare la transizione italiana, la transizione verso una nuova repubblica, verso una repubblica fatta di facce nuove, di facce diverse, di modo di amministrare diverso, di gestione della cosa pubblica per fini pubblici e non per interessi personali. Bisogna farlo, non per via giudiziaria, perché è impossibile, perché se voi ci riflettete, poi alla fine chi viene preso nel sacco è quello più fesso, non è che quello più... Abbiamo fatto questo lavoro io e gli altri colleghi sapendo dal primo giorno che non potevamo cammivolare sempre, che prima o poi qualcuno avrebbe tentato di romperci le ali, di azzopparci. Lo sapevamo dal primo giorno. Molti di noi, molti italiani, forse anche voi vi siete chiesti, ma perché non è stato fatto prima quell'idea? Non è vero che non è stato fatto prima. Tante volte, tanti colleghi più bravi di noi ci hanno provato e ci hanno rimesso anche la pelle. Questo è vero. Tante volte hanno provato molti magistrati e hanno fatto molto, e molto più di noi, e molto, in modo molto più bravi di noi. E però li hanno zoppati i piedi e tagliati le. Noi siamo stati più fortunati. Avevamo messo nel conto, io personalmente avevo messo nel conto, che avrei potuto subire delle azioni malvagie o anche di perdere l'onore. L'avevo messo nel conto e ma d'altronde cosa fai? Fai come Don Abbondio, fai finta di non vedere, te ne vai all'altra parte. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna assumersi le proprie responsabilità. Lo abbiamo fatto sapendo che prima o poi saremmo stati chiamati a pagarne le conseguenze.